Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera networker. Oggi non so che giorno è, anzi lo so, scherzo. Oggi è lunedì perché ieri è stato un evento, era domenica. Quindi oggi è lunedì. E che cosa fa un networker il lunedì alle 8? Va a incontrare una persona importante per il proprio business, è ovvio, come voi, no? Come voi siete full time e quindi state lavorando, spero. Se invece non siete full time, beh, allora dovete solo lavorare 100 volte di più di chi è full time per diventare full time, quindi starete sicuramente lavorando. Ascolta, devo parlarti di un business, devo parlarti di una cosa. Siamo i primi, non c'è nessuno. Quante volte l'hai detto? Io 1000, tu no, 100.000 volte. Quante volte te lo sei sentito dire? Quante volte l'illusione di essere i primi si è trasformata nella realtà che non conta niente? C'è un'enorme differenza fra essere i primi ed essere i pionieri nel network marketing. Io non sono stato il primo, ma sono stato il pioniere. Cosa vuol dire? Il primo è colui che vuole guadagnare grazie a una situazione di vantaggio, che è quella del tempismo. Il pioniere è colui che è pronto a prendersi tutte le responsabilità di costruire qualcosa affinché poi altre persone godano del suo sforzo iniziale. Quindi c'è un'enorme differenza e troppo spesso tante persone vivono su questa falsa promessa di essere i primi, che molte volte è vero, le aziende di network ne nascono tantissime, l'Italia è grandissimo, il mercato è vastissimo, ci sono veramente poche aziende veramente, veramente sature. Anche le aziende che lavorano da 40 anni, in realtà se vai a parlare con la maggior parte della popolazione, nel mercato più saturo di vendite di quell'azienda non la conosce nessuno, perché la saturazione non esiste, è solo una paura. Però chiaramente tra essere i primi e essere i pionieri c'è una bella differenza, quindi tantissima gente spera che essendo i primi capiti qualcosa di conseguenza, e questo non è reale, non accade. Essere i pionieri fa accadere qualcosa di speciale, però che cosa significa essere i pionieri? Essere i pionieri significa essere l'azienda. Ora lascia stare la mia esperienza, che è estrema, perché quando io sono entrato in azienda c'erano già almeno 100 persone iscritte che non erano pronte a prendersi quel rischio, quella responsabilità, ad investire tempo e soldi per costruire un'azienda che non c'era. Hanno mollato parlando male, io invece ho letto l'opportunità dove loro hanno letto i problemi e ho fatto un sacco di soldi. Ho investito tempo, energie, risorse, sacrifici inenarrabili, però alla fine è andata bene perché ho visto l'opportunità. Beh, tu nel tuo piccolo guarda l'opportunità, quindi guardati intorno, se nel tuo mercato non c'è un vero pioniere, beh, quella è la tua opportunità. Non serve essere i primi in Italia in un'azienda, basta essere i leader di un mercato, i leader di una zona. Il network fa numeri con poche persone, quindi voglio dire, per arrivare a guadagnare 5-10 mila euro al mese in un'azienda sana con i clienti, ci vuole poco, non ci vuole tanto. Sicuramente riesci a farlo nel tuo mercato locale, almeno nella mia azienda funziona così, quindi se non, nella tua no, passa di qua. Però essere i pionieri significa veramente essere l'azienda. Quindi sto parlando a tutte le persone della mia azienda, visto che la mia azienda non è sviluppata fuori dalla Romagna, che è il nostro nucleo, non è sviluppata da nessuna parte fuori dalla Romagna, e quindi è pieno di gente che è entrata perché era la prima nei mercati, perché è la prima, ma vorrei far capire loro che tra essere i primi e essere i pionieri c'è una differenza enorme, enorme! I primi vogliono guadagnare facile, i pionieri vogliono guadagnare difficile, è il contrario. L'aspettativa tra essere il primo e essere il pioniere è opposta, e fanno i soldi i pionieri, non i primi. Poi, se ti stai chiedendo, se sono primo, il pioniere è sotto di me, è lo stesso, non guadagnerai mai quanto lui, guadagnerai un po' sgambato, quindi quelle 2-3 mila euro di rendita passiva sugli sforzi di un altro, che è proprio brutto a livello di concetto, e quindi sta roba qua non esiste, anche perché poi se sei primo non attiri un pioniere, se tu non sei disposto a fare sacrifici, perché non sei in sintonia con lui, attrarrai tutta fuffa e tutta voglia e tutta gente che ha voglia di guadagnare facilmente, gli opportunity seeker, ecco che cosa attirano quelli che sperano di essere i primi e di guadagnare sugli altri. Invece i pionieri, il pioniere io lo amo perché è quella persona che ha capito e che è pronto a investire tempo, soldi,
relazioni, amicizie, anche quelle si investono, la credibilità, si investe tutto, però per un ritorno grande dopo e per dare origine a tutto quello che ospiterà tante persone dopo. Quando faccio i miei training dico sempre: non è necessario che tu diventi milionario, è una possibilità rara se ti impegni tantissimo, però è una possibilità. Vuoi diventare un full time? C'è un'estrema possibilità di diventare full time oggi, quindi un guadagno di 3-4 mila euro, perché i numeri parlano. E però c'è anche la possibilità di rimanere community, quindi un cliente che si chiama promoter. Basta che tu hai la tua aspettativa. Però se rimani un promoter e quindi un cliente che si chiama promoter, che fa parte della community, che si autodefinisce promoter e fa parte della community, non avercela se qualcuno diventa milionario di fianco a te, perché tu hai un posto dove stare per via di quel milionario lì, per via di quel pioniere, perché il pioniere crea tutto, il catalizzatore crea tutto, crea l'azienda, crea gli eventi, crea l'ambiente, crea guida, tira avanti il gruppo, fa sì che il gruppo rimanga, crea retention, crea visione, è il pioniere catalizzatore che con i suoi sforzi, con i suoi sacrifici, con la sua voglia di crescere, crea l'ambiente per i full timer, quindi chi campa col network 3-4 mila euro al mese, o per la community, chi magari guadagna 100 euro, 50 euro, ma è felice così, è a causa dei pionieri che loro hanno un posto dove stare. Quindi ama i pionieri, devi volere essere un pioniere, ma il pioniere è l'azienda. Quindi cosa fa Fabio il pioniere? Il pioniere fa l'azienda, perché questo è il ruolo del leader networker. Purtroppo ci sono pochissime aziende che lavorano bene in Italia, pochissimi networker, anche pro che guadagnano, che sanno veramente cosa significhi fare il leader di network. Il leader networker, io ho avuto questa enorme fortuna di avere questi fondatori che hanno fatto network per 22 anni, sono diventati multidecamilionari, prima hanno iniziato a fare network, poi hanno comprato l'azienda con i soldi che hanno fatto col piano compensi e poi l'hanno portata sulla luna, sono stati networker, sono stati proprietari, hanno un background che poche persone nel globo hanno, e quindi ci hanno sempre insegnato che il ruolo del leader del network è fare da azienda. L'azienda fa i prodotti, fa le strategie, fa le spedizioni, fa tornare i conti, paga le commissioni. Il leader di network crea l'azienda, crea gli eventi, li organizza, investe, rischia e fa succedere le cose. Quindi che cosa deve fare il pioniere? Il pioniere deve fare l'azienda. Non ci sono le slide? Le fa. Non ci sono gli eventi? Prenota le sale e le paga anche se non hai soldi all'inizio, perché investe su quello che potrà avere domani. Non ci sono le call di apertura a mese? Le fa. Non ci sono i training? Li fa. Non c'è i banner? Li fa. Non ci sono gli assaggi? Li fa. Non c'è un... il cazzo che t'ammazza, si dice da noi, però non volevo usare questa terminologia. Non c'è quello che ti serve per prosperare? Lo fa, tutto fa. Non ci sono dei video training? Li fa. Non li sa fare? Paga e traduce dei video americani della sua azienda. Li fa, fa l'azienda. Il pioniere è l'azienda, non è il primo. Non è colui che porta gente agli eventi. No, quelli sono i primi. Se tu speri che in un mercato solo portando gente agli eventi tu sia il pioniere, ti stai sbagliando. Il pioniere è chi ha organizzato tutto. Tu sei il primo, quindi cerchi di portare persone affinché la tua posizione di tempismo ti paghi, che ci sta. Però sappi che l'aspettativa è molto differente. È il pioniere che va a vivere di rendita, che diventa milionario, è colui che fa l'azienda. Quindi il messaggio è: troppa gente vive sulla falsa illusione che essere i primi fa fare i soldi. Essere i primi non fa fare soldi, proprio per lo stato d'animo che hai mentre tu pensi che essendo il primo tu faccia i soldi. È sbagliato. Se invece sei il primo e ti prendi la responsabilità di essere anche il pioniere, allora ragazzi potete solamente scrivere la cifra al vostro guadagno e quella diventerà reale. Però il pioniere non è colui che porta solo la gente agli eventi, quello è il primo. Il pioniere è colui che costruisce l'azienda, che crea le risorse quando non ci sono, che investe tempo, che investe soldi per avere più tempo, più soldi dopo, che investe sulle persone, che crede in maniera e spera in maniera smisurata sugli altri, più di quanto gli altri sperano e credono in se stessi. Questo è il pioniere. E quindi ragazzi, in realtà, scusate,
In realtà il pioniere è un matto, è un pazzo visionario. È un pazzo visionario che non riesce a vedere il negativo, che riesce solo a vedere il positivo, solo a guardare davanti e non a guardare dietro, non a guardare dov'è, ma solo a guardare avanti, e riesce solo ad avere quello stato d'animo che attrae. Perché vi dico la verità, da pioniere dei pionieri, oggi tutto quello che c'è nell'azienda è partito da queste mani. E poi per fortuna ho incontrato mani e menti fantastiche, quanto me, più di me, che mi hanno aiutato, perché questo succede al pioniere, che attrai gente come te. E quindi se sei pioniere attrai sognatori, attrai gente che ha voglia di farsi il mazzo, attrai gente che si rimbocca le maniche, attrai gente in sintonia con quello che sei te. Quindi, però tutto è partito da queste mani qua. E quindi che cosa è partito dalle tue mani, dalla tua azienda? Che cosa è partito dalle tue mani? Se non c'è niente che parte dalle tue mani e che va a portare valore alle persone nel tuo team o alla tua azienda, non sei un pioniere. Quindi basta lamentarti, se vuoi lanciare, se vuoi svoltare, devi fare il pioniere. E non preoccuparti di quante qualifiche ci sono nel tuo mercato, in qualsiasi azienda tu sia. Il pioniere è colui che crea l'azienda, è colui che crea tutto ed è colui che crea le basi affinché tutti poi possano prosperare e usare i sistemi che lui crea. Quindi c'è sempre spazio per un pioniere, anche in un'azienda vecchia di 30 anni, anche in un mercato saturo. Le aziende pagano i pionieri. Il piano marketing delle aziende di network è per i pionieri. Il pioniere avrà sempre un posto in cui stare, in cui lavorare, perché il network si basa su questo. L'azienda fa tutto tranne le vendite, non guida le vendite sul mercato. Le vendite sul mercato, il collante tra il mercato e l'azienda, è il pioniere, che è l'azienda. È l'azienda, non usa i tool dell'azienda, non usa niente dell'azienda, usa solo il piano compensi e il prodotto e basta. Tutto il resto lo fa lui. E se tu puoi avere questa aspettativa qua, che è quella appunto del pioniere, dell'imprenditore, di persone che utilizza risorse e quando non ci sono le crea, beh, allora potrai avere una grandissima attitudine, un grandissimo atteggiamento e soprattutto, che è quello che voglio trasmetterti, le giuste aspettative. Perché quando uno ha le giuste aspettative non succede mai niente. Quando uno invece si crea false aspettative o illusioni e vive su queste illusioni sperando di poter fare bene, magari spendendo parole con persone care che si basano su illusioni, beh, questo non è mai bello e sicuramente questa persona smetterà e parlerà male dell'azienda stessa o dell'industria. Noi non vogliamo questo, ok? Quindi, recap del video: i primi non guadagnano, i pionieri tantissimo. Non è obbligatorio essere un pioniere, ma sappi che tutto il resto, quindi full timer e la community, ha un posto dove stare solo perché ci sono i pionieri. In cuor mio ti direi: prova almeno a essere pioniere. Magari lo sei già stato in altri settori della tua vita. Nel tuo lavoro magari sei stato un pioniere, nella tua famiglia sicuramente, sei una famiglia, sai cosa significa il pioniere. Ecco, un genitore non si lamenta di quando non c'è da mangiare sul tavolo, si rimbocca le maniche e lo porta. È proprio l'attitudine, è veramente tanto simile all'essere genitori. Però quindi ti devi prendere le tue responsabilità. Provaci anche nel network, provaci, perché le soddisfazioni sono tantissime. Sono veramente difficilmente paragonabili anche a quello di una famiglia. Io, ad esempio, ho una famiglia stupenda, con una moglie fantastica e due figli straordinari. Ma le soddisfazioni che ho all'interno dell'industria, dell'azienda per cui lavoro, da pioniere, avendo fatto quello che ho fatto, sono difficilmente paragonabili a qualsiasi cosa. Sono uniche, non migliori, non peggiori, sono uniche. E quindi, oltre al lato economico che arriverà in abbondanza se ti metti nell'ottica di essere il pioniere del tuo mercato, della tua regione, dalla tua zona d'Italia, che ne so, di qualsiasi cosa, c'è sempre un posto per i pionieri, non è mai tardi per esserlo. Beh, le soddisfazioni saranno tantissime, però se prometti alle persone che essendo i primi faranno i soldi, gli stai dicendo una mezza verità, non gli stai dicendo una bugia. Chiaramente il tempismo conta, il tempismo è tutto nel network, ma va miscelato con l'attitudine del pioniere. Cioè, è vero che se sei il primo
puoi ottenere qualcosa che chi viene dopo non può ottenere. Se, solo se, fai il pioniere, fai da azienda, crei il sistema, fai succedere le cose, crei le condizioni affinché le persone dopo possano prosperare. E un consiglio che ti do è di essere focalizzato solo sugli altri se vuoi essere un pioniere. E basta. Se hai l'1% di focus su di te, non ce la farai. Perché non ha senso. Perché è difficile, non è conveniente, economicamente, a livello di tempo, è controintuitivo, devi fare delle scelte che sono controintuitive, che vanno veramente contro il senso logico e quindi sinceramente non ce la farai, devi essere totalmente concentrato sugli altri e quindi non è per tutti, come puoi esserlo, ma non devi esserlo, no? Come può essere il genitore, ho detto prima, tutti possono essere genitori, questo non vuol dire che tutti debbano essere dei genitori, perché non tutti hanno le capacità o non sono disposti a fare quello che c'è da fare per essere dei buoni genitori, va bene? Quindi non dire solo mezza verità, di la verità completa. Siamo i primi, perché detto tra noi, io penso che ci siano mercati anche in cui Herbalife è ancora al primo, sono proprio convinto di questa cosa qua, quindi vale per tutte le aziende, per tutti i mercati, per tutte le persone che guarderanno questo video, siamo i primi. E se facciamo questo, questo, questo e quest'altro, lanceremo noi questo mercato. Tutte le persone che aderiranno verranno da noi, useranno i nostri sistemi, useranno quello che costruiremo e ci porteranno una rendita, sarà tutto nostro. Tutto parte con un gruppo piccolo di persone che è disposta a fare quello che c'è da fare per poi avere la maggior ricompensa dopo. Ed è giusto così. Tutto nasce con un piccolo gruppo di pionieri. La Apple è nata con un piccolo gruppo di pionieri, Microsoft anche, Vai anche, il network anche, tutte le aziende, tutte le mega aziende sono nate così. Quindi, ragazzi, dite la verità completa. Siamo i primi, ma bisogna essere anche pionieri, altrimenti è una falsa aspettativa che noi non vogliamo dare alle persone, perché amiamo questa industria. Ciao ragazzi! Sono arrivata alla cena segreta, stasera una cena lì segreta. Non lo saprà nessuno tranne chi mi segue su Instagram.